All'interno di Shabaka 2018, quest'anno presentiamo Designing Grand Tour, che è un progetto del 2016 di Lanificio Leo, Rubettino e Torri Lana 1885, mostrando sia gli arazzi con un'installazione molto organica e complessa, che si può vedere fino a domenica sera all'ex Industria Rubettino, e con un seminario in cui raccontiamo tutto l'iter di progetto di questa esperienza, che ha visto sette designer internazionali per 5 giorni andare in giro per la Calabria a riscoprire una sorta di grand tour contemporaneo. L'idea di base è stata quella di pensare che la nostra identità, che è fatta di radici profonde, può in qualche modo essere riscritta e trasformata e distillata in prodotti che dal nostro territorio possono andare altrove. L'imprinting di costruzione è stata anche quella di pensare che due aziende di patrimonio, di identità del Sud Italia e del Reventino in particolare, che sono il Lanificio Leo, fondato nel 1873, e Rubettino, che è una delle maggiori realtà imprenditoriali non solo della Calabria ma dell'intero Mezzogiorno, potessero in qualche misura collegarsi a una altrettanto importante realtà storica, anche se a 1200 km di distanza, che è la storica manifattura Torri Lana. Questo in qualche modo ha sancito che l'Italia è una specie di grande luogo in cui la competenza, il know-how e il legame con il territorio può essere essenzialmente visto come un unicum. Studio Charlie e il sottoscritto hanno ideato e costruito poi l'art direction di questo viaggio, che non ha visto soltanto i sette designer viaggiare in lungo e in largo per la nostra regione, ma ha voluto nella compagine di viaggio un nutrito altro numero di professionalità. E con noi ha viaggiato una fotografa che è Sara Ferraro, ha viaggiato Gianluca Seta, che ha costruito tutto il concept anche visivo di quello che nel 2019 sarà il libro racconto di questa esperienza, e l'editor di questa cosa è Francesca Arcuri di Frizzi Frizzi. E poi abbiamo avuto come compagni di strada anche due altre importanti realtà imprenditoriali calabresi, che sono il Tonno Callipo e la Liquirizia Amarelli. Abbiamo voluto fortemente costruire questo tipo di rapporto perché in realtà il legame e la lettura dei territori è strettamente legata anche al saper fare dei territori. Quindi Callipo, Amarelli e le realtà di Lanificio Leo e Rubettino hanno costituito in ognuna delle tappe del tour delle porte d'ingresso di conoscenza, dalle quali poi si è andato a ritroso nel tempo a riscoprire musei, beni culturali e situazioni che ci legano al passato. I designer sono sette, sono Sigrid Kallon dall'Olanda, Kensaku Oshiro dal Giappone, Laura Dazza dalla Colombia, Viktor Vasilev dalla Bulgaria, Studio Charlie dall'Italia, da Bergamo, e poi c'è Giulio Iacchetti, che è stato 3 volte Compasso d'Oro, e il sottoscritto, che poi, oltre all'art direction, ha curato anche la progettazione di un arazzo. Quindi Designing Grand Tour è essenzialmente uno dei tanti modi per cui, con uno sguardo contemporaneo, la Calabria può costruire una nuova narrazione.